Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Con sotto in iscrizione al sito www.rinascere.net trovi vari percorsi di miglioramento vocato per voi, scegli quello che fa per te. Perché un appuntamento va male? Ora sarà brevissimo questo video perché non ti farò un elenco puntato di quello che può andare male un appuntamento, perché appunto ci possono essere mille motivi, ma principalmente un appuntamento va male, naufraga, perché la ragazza non ha trovato corrispondenza con la persona che aveva conosciuto prima in chat o quando c'è stata la conoscenza dal vivo. Questo capita perché la persona che ha conosciuto non è la stessa che poi ha trovato in appuntamento. Vuoi perché la persona, quindi tu in questo caso eri teso, vuoi che prima hai mentito e quindi ti sei posto in maniera eccessivamente sicura, che poi magari è quella che l'ha convinta, ma non rappresenta quella che è la tua vera persona e quindi non presentando quella vera persona ti sei scoperto, hai fatto vedere ciò che sei realmente e quello che realmente sei può non combaciare con quello che lei cerca. Quindi in sostanza l'appuntamento è una prova del fuoco per vedere se potete essere interessati in l'altra, o meglio, se la ragazza può essere interessata a te, perché online conosce una certa tua faccia o parte di essa e dal vivo vuole vedere se potete anche funzionare come coppia. Il primo appuntamento lo vedo molto come un test di come funzioniamo faccia a faccia, perché è ovvio che si deve concretizzare un appuntamento fisico, perché non si può fare tutta la vita online. Diversi esperimenti dimostrano questo, anche televisivi, ne ho parlato. Insomma, le persone, essendo noi fatti di carne, devono potersi toccare, vedere, devono sentire l'odore dell'altro, anche banalmente, sono tutte cose che fanno sì di percepire e capire, le ragazze sono molto sensibili in questo, se l'altra persona può fare il caso nostro, tra i tanti papabili. Quindi l'appuntamento è essenziale ed è per questo che quando un appuntamento va male, io credo la maggior parte delle volte è perché la ragazza trova un mismatch, una differenza tra ciò che si era immaginata tu fossi e quello che sei realmente. Che sia colpa tua o non colpa tua, quando capita questo non riesco a capire chi ho davanti rispetto a quello che mi ero immaginato, allora lì ci sta l'inghippo. Poi anche lei può essersi immaginata una persona che non esiste o aver sovrastimato chi sei in base a quello che le hai raccontato, magari anche tu perché ti sei sovrastimato, ma quando non trova corrispondenza casca l'asino e dice: ah, no, sei così, no, sai cosa, no, e si inventa una scusa, magari non ti fa stare male, insomma, ti dice: è colpa mia, sono occupata, va, o semplicemente sparisce. Insomma, quando capita questa cosa è perché questa corrispondenza non ha funzionato. Questo è quanto. Io vi ricordo come sempre che qua sotto in iscrizione al sito www.rinascere.net trovate vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi. Scegliete quello che preferite. Ci vediamo in un prossimo video.